Stai diventando grande, sai? Io sono un bimbo di 4 anni o poco più. Esploro il mondo, io kaiju. Ho sempre un gran da far. Guardo per imparar ciò che sta intorno a me, kaiju. Guardo colori e insetti volar. Scoprirò il mondo con mamma e papà. Pian piano crescerò, fretta io non ne ho. Gioco imparando io, kaiju. Kaiju, kaiju, kaiju. Sono io! Lezione di ballo. Caillou era molto triste perché la nonna aveva promesso di portarlo al parco e invece era costretto a restare in casa. Che ti succede, tesoro? Il fatto è che non è giusto, nonna. Oggi volevo andare a giocare al parco. Senti, se smette di piovere potremo andarci più tardi. Ora perché non mi aiuti ad asciugare i piatti? Oh, va bene, nonnina. Brum, dopo aver brum. Aiutato la nonna, Caillou tornò a giocare con la sua macchinina. Brum, brum. Era sempre felice di guardare le foto degli album di famiglia. Vedo che hai trovato il mio vecchio album, tesoro. Chi sono questi signori? Quelli siamo io e il nonno quando eravamo giovani. Ma come fate a essere tu e il nonno? Sappi che il nonno e io da giovani andavamo sempre a ballare. Oh, lo prendo io. Vedi, Caillou, quella foto fu scattata ad una importante gara di ballo e questo è il premio che vincemmo noi. Che bello! Rimase molto colpito dal premio. Tesoro, vuoi che ti insegni a ballare? Magari, così riuscirò a vincere anch'io il primo premio. Questa era una delle nostre canzoni preferite. Guarda, nonna! Anche io so ballare! Sei bravissimo, Caillou! Aspetta, adesso prendi le mie mani. Tutto quello che devi fare è ascoltare la musica e lasciarti andare. Ops! Lo rifacciamo! A Caillou piaceva ballare con la nonna. Lo trovava così divertente. Adesso guardami, nonna! Ah, secondo me sta inventando dei passi nuovi. A questo punto sono felice di assegnarle il primo premio, signor Caillou. Oh, dai! C'è nessuno? Ciao, nonno! Siamo in salotto, caro! Guarda, guarda, sembra proprio che qualcuno stia prendendo lezioni di ballo. La nonna mi ha insegnato! Che stile! Vado a vedere chi è! Buongiorno a tutti! Avete visto che bel sole è uscito? Caillou si era talmente divertito a ballare che non si era neanche accorto che aveva smesso di piovere. Vedi? Oggi ho vinto il primo premio ad una gara di ballo! Anche Rosy! Posso avere questo onore? Il cartoncino misterioso. Buongiorno, Caillou. Buongiorno. Buon San Valentino, tesoro della mamma. Caillou, svegliandosi, si ricordò che Leo aveva promesso di organizzare una festa per San Valentino. Adesso io devo disegnare le cartoline degli auguri. Proprio così. E oggi le regalerai ai tuoi amichetti e riceverai quelle che hanno disegnato loro. La mamma gli spiegò che San Valentino è la festa in cui si deve dimostrare quanto si vuole bene agli amici. Questa maglietta è perfetta, sai? Perché il rosso è il colore dell'amore.
voglio disegnare un cuore. D'accordo, ci proveremo insieme. Che bello! Adesso puoi decorarlo e decidere a chi regalarlo. A quel punto il nostro piccolo amico pensò a chi regalare quel cartoncino di auguri. Questo è per Clementina. A lei piacciono tantissimissimo le stelle. Dov'è la colla? Che strano. Ero sicura di averla appoggiata qui. Ecco la colla. È servita un attimo a noi due. Caillou quel giorno lavorò per fare i cartoncini di auguri per tutti i suoi amici. Mammina, io ho finito. Allora, questo è per Leo, questo per Clementina, per Xavier e per Emma. Hai fatto veramente un ottimo lavoro, Caillou, e sono sicura che ne saranno tutti molto felici. Coraggio, andiamo, faremo tardi. Il piccolo non vedeva l'ora di andare alla festa di Leo. Aspetta, i miei cartoncini di auguri. Eccoli qua, tesoro, te li ho messi in questa bustina. Grazie. Divertiti. Grazie, papà. Quando arrivò a casa di Leo, era ansioso di regalare i cartoncini di auguri ai suoi amici. Vi siete già scambiati i cartoncini di auguri? No, stavamo aspettando te. Vieni, Caillou, sbrigatiamo. Allora, ragazzi, siete pronti? Avete tutti i vostri cartoncini? Sì! E allora, coraggio, tirateli pure fuori. Ecco, questo è per te, Clementina. E buona festa di San Valentino. Che bello, grazie, Caillou. L'ho fatto io, lo sai? Guarda, questa sono io e questo sei tu. Vieni, Caillou. Grazie, è bellissimo. Che forza, grazie. Caillou era felice che i suoi amici piacessero tanto i suoi cartoncini. Li hai già consegnati tutti i tuoi. Non aveva mai visto quel cartoncino prima di allora. Ma chi avrà fatto questo cartoncino? Eppure è per te, guarda. C'è anche il tuo nome scritto sopra. Ma Caillou aveva già ricevuto un cartoncino da ognuno dei suoi amici. Qualcuno di voi ha forse regalato a Caillou più di un cartoncino? Il nostro amico continuava a non trovare la soluzione di quel mistero. Sembra proprio che tu abbia ricevuto degli auguri misteriosi, Caillou. Come a tutti i bambini, anche a Caillou piacevano i biscotti e quelli che aveva fatto la mamma di Leo erano davvero squisiti. Comunque il nostro amico non riusciva a togliersi dalla mente gli auguri misteriosi. La tua mamma sta per arrivare, Caillou. Perché non ti porti a casa un po' di biscotti? Grazie tante! Oh, ciao! Mamma, sei stata tu a darmi questi auguri? No, non sono stata io. Perché non sai di chi sono? Bene, allora è un vero e proprio mistero che cercheremo di chiarire una volta a casa. Caillou era deciso a scoprire di chi fosse quello strano cartoncino. Papà, guarda, questo lo hai fatto tu? No, io non c'entro proprio niente. Perché non cerchiamo degli indizi? La riconosci? Questa è l'impronta di un gatto. Gilbert! Allora è di Gilbert! Non credo che Gilbert sarebbe capace di tanto.
Ma sono sicuro che lui avrà visto chi ha decorato questo cartoncino. Adesso il nostro amico era veramente incuriosito. Ma chi poteva avergli mandato quegli auguri? Sei sicuro di avere pensato veramente a tutti, Caillou? Secondo me hai dimenticato qualcuno. Sei stata tu a fare questo cartoncino? Fatto, Rosy! Siamo stati bravi a fare quegli auguri a sorpresa, vero, Rosy? Grazie! E buon San Valentino anche a te! Guarda, anche io ho qualcosa per te, Rosy! Yummy! Buono! Grazie, Caillou! Grazie, Caillou. Anche Rosy. Caillou, evviva! Oggi gioca il mio papà. Oggi pomeriggio guarderemo giocare papà a baseball, lo sai? Mamma, papà, io sono già pronto! Stai tranquillo, siamo pronti anche noi. Anche Rosy pronta! Ma tu hai una tigre disegnata sulla divisa! Certo, perché la nostra squadra è quella dei Tigers. Coraggio, andiamo adesso! Caillou era felice perché quel giorno avrebbe visto suo padre giocare a baseball. Allora faremo il tifo per papà, Caillou! Ma certo! Guardate, papà adesso è alla battuta. Evviva! Hai visto come vola? Urra! Caillou? Ad un certo punto cominciò ad annoiarsi della partita. Caillou, papà è seduto in panchina adesso. Perché non vai a trovarlo? Posso provare a colpire la palla, per favore? Tesoro, queste mazze sono troppo pesanti per te. Ma dopo la partita potrei provare con la tua, d'accordo? Oh, va bene, papà. Caillou era felice di essere entrato nella squadra del suo papà. Senti, posso avere anch'io una tigre come quella? Ehi, forse ho qualcosa per te, giovanotto. Chiedi a tua madre di cucirtela sulla maglietta. A quel punto il nostro piccolo amico si sentì davvero parte della squadra. Io sto morendo di sete. Oh. Vuoi anche tu un bicchiere d'acqua? Faccio da solo. Forza, papà, dai! Caillou era così felice che suo padre avesse fatto un altro punto. Ottimo! Sì, bravo, papà, bravo! Grazie, figliolo, grazie. Ce l'abbiamo fatta. Grazie, Caillou. Ci voleva proprio uno come te. Ma che significa come me? È importante che ci sia un ragazzo che porti l'acqua a chi ha sete. Oh! Stiamo vincendo, Caillou! Io ho portato l'acqua ai giocatori e poi guarda, mamma! Caspita, è una bellissima tigre! Senti, papà, posso giocare io adesso? Ma sì, certo! Io era felicissimo di aver segnato un punto per i Tigers. Ma dove è andata la palla? Guardate, adesso anche Rosy è dei Tigers. Un cane molto speciale. Andiamo, Caillou. Fa freddo fuori e poi non ti va di provare la tua nuova tutina? Ma io non voglio metterla, mammina! Caillou in effetti preferiva la sua vecchia tutina. Guarda che ne avrai bisogno quando andremo sullo slittino.
Il nostro piccolo amico era così ansioso di andare sullo slittino che non vedeva l'ora di uscire. Salendo in macchina, Caillou si vedeva scivolare per la collina. Allora, che fai, Caillou? Vogliamo andare? Bello! Attento! Vieniti forte, eh? Oh, oh. Guarda! A Caillou piaceva guardare tutti quei bambini che scivolavano sulla neve. Poi il nostro piccolo amico si rese conto che alcuni usavano strane slitte e soprattutto strani cappelli. Anche io voglio scivolare giù. Anch'io. Per la collina. D'accordo, Caillou, ma prima di scivolare giù, lo sai bene, bisogna salire su. Anch'io. Era più che mai deciso a salire in cima a quella collina. No. In piedi! Facciamo una corsa, papà e io contro Rosie e mamma. D'accordo, allora ci vediamo a valle. A quel punto Caillou si rese conto che la valle era molto lontana da dove si trovavano adesso. Non preoccuparti, ci divertiremo tantissimo e poi se prenderemo troppa velocità potrò sempre usare i piedi come freni. Pronti? Via! Caillou! Forza, prova a prenderci se ci riesci! Si divertiva sempre di più man mano che lo slittino prendeva velocità. Ormai siamo quasi arrivati al traguardo! Ciao, ciao! Allora abbiamo vinto noi la corsa! No, eravamo molto veloci, ma mamma e Rosie sono arrivate al traguardo prima di noi. Allora facciamolo un'altra volta, perché voglio vincere io! Guarda, un cane! Possiamo andare a vedere! Certo, diamo pure un'occhiata! Caillou non aveva mai visto un cane trainare la slitta prima di allora. Hey! Ha! 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 Il nostro amico rimase molto colpito dal modo in cui quel cagnone ubbidiva i comandi. Bene, allora questo è tutto per oggi. Oh. Non è possibile, che peccato. Salve, giovanotto, come ti chiami? Caillou. Io sono Tom e questa è Kinu. È una bellissima husky che adora correre sulla neve. Caillou era affascinato da Kinu. Hai visto? Ha anche lei una tutina come la tua. La tiene al caldo quando deve dormire all'aperto. Caillou si accorse subito che lo slittino di Kinu era diverso dal suo. Anche io ho lo slittino. Sì, ed è anche molto bello, ma quello di Kinu è un pochino diverso. Senti, Caillou, ti andrebbe di fare un bel giretto insieme a noi? Il nostro amico era un po' preoccupato. In effetti non si era mai fatto trainare da un cane prima d'ora. Non preoccuparti, io sono certa che Kinu sarà molto prudente. Tu credi che anche alla tua sorellina piacerebbe fare un giretto? Caillou! Svelta, Rosie, vieni a sederti qui con me! Dover incoraggiare Rosie servì anche a dare coraggio a Caillou. Il fatto di essere insieme lo fece sentire molto più sicuro. Adesso diciamo a Kinu che siamo pronti. Hi! 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 Si sentiva proprio come se stesse guidando lui la slitta. Adesso le ordinerò di girare a sinistra. Ha! E
E adesso diciamole di fermarsi con un bel wow! Wow! Prova un pochino più forte. Wow! Evviva! Caillou era felice che Kinu avesse ubbidito al suo ordine. Noi adesso dobbiamo tornare a casa, ma sono sicuro che a Kinu farebbe piacere qualche coccola, visto che è stata così brava. Brava, Kinu! Hi! Ciao! Al nostro amico sarebbe piaciuto tanto che Kinu fosse venuta a casa con lui. Senti, papino, possiamo prendere anche noi un cane da slitta? No, quel genere di cani non è fatto assolutamente per vivere in casa e per fare una vita come la nostra. Coraggio, salta su. Aik! Tesoro, adesso dovresti toglierti la tua tutina nuova o avrai caldo qui dentro? No, io voglio tenermela ancora per un pochino. Adesso la tutina nuova gli piaceva così tanto che non voleva più togliersela. E poi il nostro amico non vedeva l'ora di giocare al cane da slitta. E non avendo un cane, si inventò un'altra cosa. Gilbert, sarai tu il mio cagnolino da slitta! Ah! Hai! Hai! Mi ha obbedito! Bravissimo cane da slitta, Gilbert!